Qualche anno fa insegnavo in una scuola elementare e una mattina un bambino mi si è avvicinato e ha cominciato a raccontarmi un fatto che era capitato il giorno precedente. Io ascoltavo, ma ero anche indaffarata a preparare il materiale per la lezione, quindi lui ad un certo punto si è fermato, mi ha guardato e mi ha detto: "Ma maestra, mi ascolti? Perché se non mi ascolti non capisci." Questo bambino aveva intuito che per capire, per comprendere è necessario l'ascolto, l'ascolto profondo, per capire ciò che l'altro ci sta dicendo, anche andando oltre le parole, non solo capire ciò che ci sta dicendo, ma anche ciò che sta sentendo, ciò che sta provando e che non magari dice con le parole, è importante ascoltare con attenzione. È il messaggio che io ricavo anche dalla parola di Dio di oggi. Di fronte a una folla che non riesce a capire chi è quest'uomo che parla in questo modo, Nicodemo pone una domanda: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato? Siamo richiamati ad ascoltare il Signore e in questi giorni così complessi penso che tutti siamo diventati un po' più raffinati nella capacità di ascolto. Approfittiamo di questi giorni per metterci davanti a Dio, alla Sua parola, per ascoltare quello che ci sta dicendo, ci sta comunicando, per comprendere meglio chi è Lui per noi e forse per comprendere meglio anche chi siamo noi.